Buongiorno a tutti, felicissimo di essere di nuovo qui, dopo un anno, questi anni volano, devo dire, per ascoltare quelle che saranno le proposte di Bambini a Teatro, 21ª stagione, quindi sempre più maggiorenne, con i maggiorenni di una volta. A 21 anni sì, si poteva votare dovunque per qualsiasi cosa, quindi siamo maggiorenni. No, questo è uno di quegli appuntamenti ai quali l'amministrazione tiene moltissimo, perché l'abituare i bambini e i giovanissimi ad andare a teatro, quindi a vivere lo spettacolo live, è comunque fondamentale, perché poi saranno degli adulti che autonomamente andranno a teatro, andranno alle mostre, andranno nei musei e fruiranno di tutto quello che può essere l'offerta culturale che li circonda. Quest'anno ci sono un sacco di cose interessanti, ho avuto modo di parlare con Paola e di avere delle anticipazioni sugli spettacoli. Lascerei a lei la descrizione dei singoli appuntamenti, a meno che Giuliana mi voglia dire qualcosa in merito. Sì, brevissimamente, perché questa rassegna, come ha già detto l'assessore alla cultura, è molto importante perché fidelizza il futuro pubblico al teatro e si rivolge ai bambini. È anche molto importante però il discorso che si fa con le scuole, perché arricchisce l'offerta formativa, e questo ci sembra anche molto importante perché è un modo per portare ai ragazzi l'abitudine al confronto su dei concetti in modo però molto divertente, tant'è che le scuole accolgono sempre molto positivamente la loro proposta, e questo è sicuramente anche dal punto di vista, io rappresento qui, dicevo prima, anche l'assessorato all'istruzione, oggi l'assessore non ha potuto essere presente, ci sembra molto importante da sostenere proprio come offerta formativa. Un'altra cosa volevo aggiungere, perché mi sembra importante focalizzarlo, il fatto che cioè è una grandissima responsabilità quella che si prende chi organizza una rassegna di questo genere, perché i bimbi, si sa, sono delle spugne, sono molto fragili anche dal punto di vista emotivo e personale, per cui ci vuole una grande attenzione anche nella scelta degli spettacoli, nella scelta dei temi da proporre ai bambini, e negli ultimi 3 anni, quindi da quando io seguo questo evento, devo dire che questo aspetto viene curato nei minimi dettagli, c'è sempre una grandissima attenzione alla qualità dei temi proposti, e questo secondo me è un merito che va assolutamente riconosciuto a chi organizza la rassegna. Allora, la rassegna di quest'anno sarà come sempre divisa in due parti: la parte relativa alle proposte per le famiglie, saranno 7 proposte che vanno da novembre a maggio, una proposta al mese, tranne nel mese di dicembre, che sarà il sabato, tutte le altre sono il venerdì sera, quindi rimane il venerdì sera tranne a dicembre. Perché? Perché nel mese di dicembre le scuole organizzano diverse attività, diversi spettacoli, diversi intrattenimenti con i genitori e con i bambini e i ragazzi, e quindi il venerdì sera magari è un momento in cui ci sono i concerti piuttosto che altre cose, altre recite scolastiche organizzate all'interno delle scuole. Invece sabato sera le scuole sono chiuse, per cui la proposta in occasione del Natale sarà di sabato sera. In occasione della proposta per il Natale ci sarà una piccola sorpresa per tutte le famiglie che aderiranno. Questo sarà un omaggio per tutte le famiglie. Lo spettacolo di Natale sarà quello della Compagnia Teatrale Stilema e si intitola Quando arriva Natale. È uno spettacolo fuori abbonamento, cioè ci saranno 2 spettacoli quest'anno fuori abbonamento, per permettere anche a coloro che non riescono a fare l'abbonamento o che non hanno voglia di fare l'abbonamento di poter accedere agli spettacoli in modo autonomo, cioè accedere a 1 o 2 spettacoli. Ce ne saranno 2, una appunto quella di Natale e l'altra quella di metà rassegna, cioè quella di marzo, il 4 marzo, con uno spettacolo di attori e Muppets,
che si intitola Zac colpito al cuore. È uno spettacolo che ha fatto molto successo nella sua presentazione agli operatori nella primavera scorsa. Ha questi Muppets molto belli che vengono mossi a vista e sono dei pupazzi alti così, molto, molto accattivanti. Queste due proposte saranno appunto quelle fuori abbonamento e sarà possibile prenotare i biglietti per queste due proposte direttamente la settimana dello spettacolo, dal lunedì al giovedì. Lo spettacolo sarà il venerdì oppure il sabato nel caso di quello natalizio appunto. Invece l'abbonamento sarà composto di 5 appuntamenti. Inizierà come sempre con il 20 novembre, con la giornata dell'infanzia, uno spettacolo che viene proposto da una compagnia giovane, di ragazzi molto giovani, che l'anno scorso ha avuto un gran successo con lo spettacolo fuori abbonamento. Lo spettacolo dell'anno scorso era Il Giro del Mondo in 80 giorni. Quest'anno aprono loro la stagione, anche in relazione al gradimento che il pubblico di Ivrea ha comunicato, con uno spettacolo che si intitola Marco Polo, Il Viaggio delle Meraviglie. Un appuntamento con una compagnia di Milano, Teatro del Buratto, che ci presenta un'interpretazione di un famosissimo libro per l'infanzia che ha vinto molti premi, che si intitola L'Arca parte alle 8, ed è la storia di tre pinguini che vogliono salire sull'Arca di Noè, però sono in tre anziché in due, quindi tra di loro innescano tutta una serie di riflessioni anche su proprio sulla, su perché due, perché Dio vuole solo due per ogni razza. Per cui è, diciamo, la figura di Dio da tre pinguini. Contate che è un libro scritto comunque da un tedesco, per cui non è il Dio, è un Dio molto, una figura molto laica, ecco, in questi termini, che può star bene a tutti, perché appunto essendo un tedesco ha una concezione molto differente rispetto a quella che è la concezione prettamente cattolica, quindi è decisamente più aperto e anche molto molto accattivante, molto simpatico, cioè questi tre pinguini sono molto simpatici. Hanno la libreria di essere presente alle serate delle famiglie con i libri che faranno poi parte delle proposte della rassegna, che saranno alcuni, non solo questo. C'è anche Il Milione, da cui è tratto Marco Polo, Viaggio delle Meraviglie. Ci saranno poi altri spettacoli tipo La Gabbianella. Uno spettacolo che ha vinto tantissimi premi, una compagnia sarda. I sardi qui non sono quasi mai arrivati, perché di solito non c'è tantissima produzione di teatro per l'infanzia, loro sono più, si occupano più di teatro sperimentale oppure decisamente tradizionale. Questa compagnia è una compagnia che si chiama Cadadie Teatro, ha fatto questo spettacolo traendo origine da un racconto di Capuana. È uno spettacolo sulla figura di un asino, si intitola Più veloce di un raglio. È uno spettacolo di narrazione, di canzoni, loro due sono piccole emozioni, uno spettacolo dedicato decisamente ai più piccoli, perché ce ne sia almeno uno che vada addirittura sotto la fascia a 3 anni, perché comunque ci sono tanti bambini piccoli, tante famiglie che hanno bambini piccoli che aderiscono. Piccole emozioni è presentato da una compagnia storica del Teatro Ragazzi, che è Sipario Toscana di Cascina, che si occupa tantissimo di attività con le nuove generazioni ed è già stata più volte ospite a Ivrea. Saranno l'8 di aprile. La rassegna per le famiglie si concluderà a maggio con Il Bosco delle Storie, che viene presentato da una compagnia molto famosa in Italia e anche all'estero, si chiama Accademia Perduta, una compagnia di Forlì. E ci presenteranno Il Bosco delle Storie, che è uno spettacolo di attore, canzoni, musiche, musica dal vivo, pupazzi, cioè è molto ricco, anche perché così finiamo, diciamo, le scuole. Allora, per le scuole saranno proposte gli spettacoli che vi ho citato, perché il mattino vengono fatti per le scuole e la sera per le famiglie. In più ci sarà l'opportunità per la scuola primaria di poter aderire alla Gabbianella del Gatto, che è tratto dal romanzo di Sepúlveda, famosissimo. È uno spettacolo fatto
con una disegnatrice che lavora dal vivo con la sabbia, molto interessante, molto, lei è molto brava. Alla scuola secondaria abbiamo fatto una scelta abbastanza mirata, individuando due spettacoli con dei temi abbastanza importanti, anche perché i ragazzi della scuola secondaria comunque sono più grandi, per cui hanno anche bisogno da un punto di vista di stimoli, di cose un po' più complesse. Il primo spettacolo, la prima proposta, è una proposta, sono tutte e due giovani compagnie, giovanissime compagnie, cioè al di sotto dei 40 anni, che si affacciano al mondo del teatro per l'infanzia e per la gioventù, che hanno già lavorato, che stanno lavorando, che hanno già avuto anche dei premi notevoli. Il primo spettacolo si intitola Senza francobollo, viene tratto da un bellissimo libro, che è un libro di Schmidt, che è un francese, che ha scritto questo libro che si intitola Oscar e la dama in rosa. È uno spettacolo sul tema della morte, trattato con estrema delicatezza ed estrema leggerezza. È uno spettacolo che riesce anche a far ridere, è uno spettacolo che per una fascia d'età decisamente un po' più grande, nel senso che appunto loro parlano dai 10 anni in su, io l'ho visto ed effettivamente l'ho visto con dei ragazzini di quinta e andava benissimo. La compagnia è molto interessante, sono molto bravi, loro sono anche disposti a fermarsi per parlare dello spettacolo, questo lo fanno tutte le compagnie, a maggior ragione le compagnie che fanno un lavoro su temi particolari e su cui questo dialogo finale con il pubblico è molto importante, perché può servire molto anche il posto, sempre per la scuola primaria, però per i più grandi, cioè diciamo le terze medie, seconde e terze medie. È uno spettacolo sull'obesità, sul cibo spazzatura, compagnia giovane anche questa, loro sono una compagnia di Torino, si chiamano Genovese Beltramo, riescono a parlare di un tema che può mettere molto in imbarazzo chi ha questo tipo di problema, in modo anche loro decisamente leggero, in modo da riuscire a comunicare come è possibile uscire da situazioni che sono al limite dell'essere esclusi dal gruppo. Lo spettacolo si intitola Io sono la luna, perché parte proprio da questo ragazzino che il giorno di carnevale vuole vestirsi da luna, perché lui è molto grasso, si veste da luna e tutti gli chiedono perché si è travestito da ciccione, e lui dice no, ma io sono la luna, e quindi lui passa questa giornata a spiegare agli altri che lui si è vestito da luna perché a lui piace la luna, e quindi da questo piccolo episodio praticamente c'è tutta la crescita di questo ragazzino, che poi in età adulta peraltro loro fanno dimagrire, per cui diventare una persona di un peso più consono alla finito spoiler, sto a finire adesso, per cui è ancora una tematica decisamente scottante, quella del cibo, e quindi ci pareva giusto inserirlo. La rassegna è realizzata come sempre grazie all'attenzione che la città di Ivrea ha nei confronti dei spettatori più piccoli e delle famiglie. Noi ringraziamo tantissimo di questa attenzione, perché non è usuale e non è scontata soprattutto. Io però volevo ringraziare anche i genitori, gli insegnanti, perché la nostra scelta nell'effettuare la rassegna non è mai una scelta di spettacoli facili. Questo nei bambini non ha un grande, cioè per i bambini non esistono gli spettacoli difficili. I bambini di solito hanno un approccio al teatro che va al di là delle difficoltà che gli adulti a volte percepiscono. Ma gli adulti a volte, secondo me, percepiscono queste difficoltà proprio perché sono poi chiamati in prima persona dai bambini a rispondere. E allora io volevo ringraziare questi genitori, questi insegnanti che hanno voglia di mettersi in relazione con i più piccoli, di spiegargli e di aiutarli a crescere, perché secondo me nel teatro questa capacità è una capacità che porterà molto probabilmente questi bambini ad essere delle teste pensanti, a poter scegliere nella propria vita, anche a decidere che certi spettacoli non gli piacciono, che va benissimo, anzi, io dico sempre, l'importante non è che uno spettacolo in assoluto piaccia, l'importante è che uno spettacolo in assoluto faccia parlare, poi può non piacere e io posso non andare a vedere un certo tipo di spettacolo e va benissimo, perché mi abituo a scegliere, a crescere.